Lunedì della terza settimana del tempo ordinario. Continua per noi la lettera agli Ebrei, capitolo 9, dal 15 al 24 e poi al 28. Dice così: continua a rinforzare l'idea di Gesù come il Messia, come il Salvatore, non come quello che viene a togliere la sofferenza, a guarirci le malattie. Non è questo il principio o la motivazione per cui il Padre lo ha mandato tra noi. Disse: fratelli, Cristo è mediatore di un'alleanza nuova. Ti ricordi quello che ci è stato detto il sabato? E quell'antica alleanza, ma anche il venerdì, e quell'alleanza con il popolo di Israele in Egitto, e poi che quando è stato liberato e ha camminato per il deserto, quella alleanza è stata figura della vera alleanza, cioè l'alleanza definitiva con il Cristo, con Gesù. Essendo intervenuta la sua morte in riscatto della trasgressione commessa sotto la prima alleanza, lì in Egitto, coloro che sono stati chiamati ricevono l'eredità eterna che era stata promessa, cioè della terra promessa. Cristo, infatti, non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. Cioè, è quello che si presenta davanti al Padre per te e per me, ma non per inventare la nostra storia, no, per presentarci davanti al Padre. E dice: non deve offrire se stesso più volte come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con il sangue altrui. In questo caso egli si è presentato una volta per sempre per tutti i tempi. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta senza alcuna relazione con il peccato a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Guarda, che qua il capitolo 9 della lettera agli Ebrei sta mettendo un punto che è molto molto importante. Dice: come è stabilito per gli uomini che muoiano una sola volta. E qua apro un parentesi, perché oggi c'è in diffusione con i principi del buddismo, induismo o l'spiritualità orientale, questo fatto della trasmigrazione delle anime, cioè un'anima che va vagando, che gira nella terra o va da un corpo all'altro, con una reincarnazione, cioè che alla morte passa ad essere un animale, un insetto, un'altra persona. E alcuni dicono: sì, perché io nell'altra vita ho fatto... Guardate che cosa dice la parola. Se muore una sola volta, se muore una sola volta, e noi saremo presentati, dice, dopodiché viene il giudizio, non i giudizi, c'è un solo giudizio per vedere quale strada prenderemo secondo i nostri atti, già sia la strada della salvezza o la strada della condanna. Attenzione, dopo riprenderemo questo con Papa Benedetto al finale, alla fine di questo pensiero. Salmo 97: cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, le ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Perché dirà un canto nuovo? Sai perché? È semplice, perché le nostre preghiere, quando non entra Cristo, sono lamentele. Signore, cambia il mio marito, Signore, cambia anche il prete, anche il parroco, fa che faccia così, che faccia colà, Signore, guarisci. Cioè, sembrano tutte lamentele, sembra un elenco di ordini che Dio deve compiere, no? E non è così. Ti canterò un canto nuovo, cioè il canto
la lode, la preghiera di quello che sa sperare nel Signore. Quello che non le dice che cosa deve fare, se no quello che le parla degli uomini. Sai, Signore, qua c'è una persona, sta soffrendo e ti chiedo, aiutala perché possa entrare, possa salire dalla croce. Non togliergli nessuna sofferenza. Ripeto, non togliere nessuna sofferenza. Dagli la forza per affrontare le sofferenze, la vecchiaia, le malattie, perché sono strumenti pedagogici per cui il Signore li permette nella nostra vita, nella tua vita, perché questo orgoglio grande, grande che noi abbiamo, crolli. La malattia, la debolezza fisica, la debolezza mentale, ci serve per umiliarci, per entrare nella vita eterna. Vangelo di Marco, capitolo 3, 22 al 30. Un boccone di gioia e di salvezza. Senti, in quel tempo i scribi che erano scesi da Gerusalemme, ricordate che Gerusalemme è una città sulla collina, dicevano: costui è posseduto da Belzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Che dicevano? Gli scrivi. Ma egli li chiamò e con parabole diceva a loro: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. E continua dicendo: anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi. Ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiare la casa. In verità, io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli dell'uomo, degli uomini. I peccati, anche tutte le bestemmie diranno, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna, poiché dicevano è posseduto da uno spirito impuro. Parola del Signore. È forte, eh? Il Signore quando vuole dire le cose non utilizza anestesia, le dice e punto. Sai perché? Perché ci ama, e perché ci ama ci vuole correggere per raddrizzare le nostre strade. Dice qualcosa di particolare: se un regno è diviso all'interno, va distrutto. Ma ancora dice una cosa profonda e molto pratica: se una casa è divisa, sta distrutta. La casa non può restare in piedi. Se il tuo matrimonio è diviso perché uno crede, l'altro non crede, uno vuole fare del bene, l'altro vuole continuare a fare le cose disordinate, disoneste, no? Quella famiglia si distrugge. Quella famiglia si distrugge. Sai perché? Perché i figli iniziano a prendere partito, cioè a prendere una parte. Già si apprendono quella parte che gli convenne. Quando sono i figli illuminati dalla grazia di Dio, sceglieranno la parte migliore, anzi, pregheranno, digiuneranno, faranno il loro sacrificio. Perché? Perché la parte disonesta, la parte che sta fuori del progetto di Dio, possa entrare in ragione. Ecco il punto, no? Una parrocchia, una comunità divisa, dove uno sta da parte di un prete, l'altro da parte dell'altro, o che vengono giudicati, o non si capisce niente, e già sta diviso. Una comunità che forse balla, canta, lode, fa tante festicciole, ma non c'è in verità la salvezza. È tutta finto, una scenografia. È come, diciamo, la divisione viene come frutto della presenza della brutta bestiaccia. È quella che provoca la divisione, cioè presenta un'altra strada che non porta alla vita eterna. Perciò
Ci sono persone che vanno indietro di preti mediocri, ci sono persone, altre che vanno indietro di guaritori, di esorcisti e non lo so che cosa, ma non è il punto questo, il punto è cercare la comunione. Il Signore invita alla comunione, dice: in questo crederanno che voi siete i miei discepoli, nell'amore che c'è tra uno e l'altro, nella comunione. Però se tutti gli agenti di pastorale stanno sempre pescando nel proprio acquario, cioè non vanno alla ricerca dell'altro, come si potrà fare? Diventa una chiesa esclusiva, no? Perciò un regno diviso non può vivere, non può, non può, non può, non può, non può. Quanta divisione c'è, no? Nelle famiglie, quante cose, a volte. Anche le predicazioni sì, sono molto belle, teologico, spirituali, ma a volte nei casi concreti non servono per niente. Il cristianesimo comporta una unità, non una uniformità, cioè siamo tutti un solo corpo, ma non a pensarla della stessa forma, nemmeno a credersi uno padrone della verità, no? Se non che uno è capace di andare all'incontro dell'altro. Perciò a noi l'invito è costruire l'unità. Costruire. Diceva il Papa San Giovanni Paolo II, la famiglia che prega unita resta unita. Quando la gente che non mette un piede in chiesa, che si è allontanata o che non è stata mai vicina, che tiene una fede semplice, vede che i preti sparlano, che quelli che i catechisti vanno si dividono, che litigano, che stanno in divisione, che stanno litigando, che sparlano, che stanno fumando prima, dopo la messa, cioè, che fanno un inciucio impressionante. Che calunnio, che sono mormoratori. Come si avvicineranno? Come si avvicineranno a Dio? Si vedono che quelli che rappresentano Dio sono comodi. Si vedono che i preti solo fanno una vita sedentaria di scrivania e non vanno in incontro di quello più debole. Si vedono che è tutta un'apparenza, un apparire. Io sono di questo gruppo, io sono di quel gruppo e si credono superiori agli altri. Come si può diventare pescatore degli uomini? Impossibile, impossibile. Ecco perché è la ricerca, è l'andare all'incontro con l'altro. Quello che Papa Francesco parla di aprire le porte della Chiesa, andare alla ricerca di quello che non viene, di quello che non partecipa, di quello debole. Questa è la vita cristiana. E tu cosa stai facendo? Come famiglia, come matrimonio, cosa stai facendo? Stai collaborando a questa unità? Ricordati che noi saremo giudicati, dicevano la lettera agli ebrei, e ci presenteremo davanti al giudice alla nostra morte. A questo punto è il numerale 47 della enciclica Spes Salvi nella speranza. Siamo stati redenti, dice che l'incontro con Gesù Cristo comporta anche un dolore, il giudizio comporta un dolore, perché? Perché là non possiamo ingannare a nessuno, non possiamo giudicare, anzi, nemmeno noi presentiamo i nostri fatti, vengono presentati. E questo giudizio, questo mettersi di fronte a Dio è decisivo. O ci salviamo o ci condanniamo. E tuttavia dice un dolore beato, in cui il potere santo del suo amore ci penetra come fiamma, consentendoci alla fine di essere totalmente noi stessi e con ciò totalmente di Dio. Finalmente si svela chi siamo, capito? Perché non possiamo ingannare, è un giudizio totalmente preciso, quello che è e quello che non è, non è.
Perciò la nostra identità si rivela in quel momento. Che bellissimo! La nostra sporcizia non ci macchia eternamente. Cioè, i nostri sbagli vengono purificati per chi si salva attraverso il purgatorio, cosa di poter entrare nella vita eterna. Nel momento del giudizio sperimentiamo ed accogliamo, dice Papa Benedetto XVI, questo prevalere del suo amore su tutto il male nel mondo ed in noi. È un momento trasformatore di questo incontro. E questo si scappa, sfugge, dice, dal cronometraggio terreno, perché si entra in un tempo fuori del tempo, nel tempo di Dio. Il giudizio di Dio è speranza, sia perché è giustizia, sia perché è grazia. Che fantastico! E dopo ci sta lanciando al numerale per domani sulla presenza di questo avvocato, il Paracletos, quello che parla per te e per me. Goditi la parola, goditi la gioia di essere cristiano, goditi di che Maria Santissima ci ha portato, ci ha presentato il Signore e ci aiuta a camminare con noi in questa vita. Ricordati, la vita è bella, basta guardarla con gli occhi di Dio, e prepariamoci con gioia a questo incontro finale, al nostro giudizio, senza paura, con gioia. Dice, è un dolore beato. Perché? Perché là si brucia, per dire una figura, no? si brucia quelle sporchizie, sporco della nostra storia, della nostra vita, per poter essere puliti, puliti. È come passarsi una spugna, no? È dura, che ci toglie tutto e ci lascia belli, 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 nudi, totalmente davanti a Dio, perché il Signore si possa rivestire con la sua grazia. È bellissimo. Una buona giornata. E ricordati che la nostra ultima fermata, il capolinea, è la vita eterna. Ciao. Se ti piace questo pensiero, puoi condividerlo, puoi darle un link, poi sottoscriviti al canale, così ricevi tutte le notificazioni. Ciao ciao.